Carissimi telespettatori, in questa puntata ci occuperemo di un argomento spaziale, nel vero senso della parola. Siamo stati invitati al primo resoconto sul protocollo di Drain Brain, uno dei 10 esperimenti che l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti, per conto dell'Agenzia Spaziale Italiana, sta effettuando a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. All'incontro hanno partecipato il professor Paolo Zamboni, direttore del Centro di Malattie Vascolari dell'Università di Ferrara, ideatore e conduttore dell'esperimento, Angelo Taibi, ricercatore del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra di Unife, e Salvatore Pignataro, responsabile della missione Futura per l'Agenzia Spaziale Italiana. Per la prima volta viene monitorato a distanza il flusso di sangue dal cervello al cuore, in condizioni di microgravità. Oltre alla rilevanza per la medicina spaziale, questo aspetto ha una grande importanza in telemedicina, poiché dimostra anche la possibilità di trasmettere informazioni mediche con le strumentazioni originali, frutto della ricerca di Unife. Queste apparecchiature potranno essere utilizzate per trasmettere informazioni mediche di pazienti che vivono in aree disagiate e non raggiungibili. Il professor Paolo Zamboni, specialista in chirurgia generale ed in chirurgia vascolare, ha ricevuto numerosissime onorificenze nazionali e internazionali e numerosi incarichi di insegnamento all'estero, soprattutto negli Stati Uniti. Professore, oggi avete presentato il primo resoconto dell'esperimento Drain Brain nella missione Futura. Sì, oggi abbiamo presentato questo esperimento su cui abbiamo lavorato molti anni, ma dove, essendo oramai a metà del volo di Samantha, eravamo già in grado di fornire alcuni particolari importanti e ci faceva piacere saperlo. Fare esperimenti nello spazio è difficilissimo. Soprattutto ottenere dei dati medici. Come potete capire, io non posso eseguire TAC, risonanze magnetiche, esami radiologici, anche molto complicato, anche semplicemente fare un esame del sangue, perché comunque vuol dire che uno degli astronauti deve eseguire un prelievo o a se stesso o a qualche un altro. Queste cose possono essere fatte, ma ottenere delle informazioni raffinate sul cervello e sul cuore nello spazio è abbastanza complesso. Quindi era un esperimento che non era mai stato fatto prima? Beh, no, diciamo così congegnato sicuramente non era mai stato fatto prima. Erano state fatte tante cose che avevano mostrato con chiarezza che cosa? Che gli astronauti nello spazio hanno problemi cardiologici e neurologici. Questa è la ragione per cui l'astronauta rientra dopo sei mesi. Da sei mesi è considerato un limite invalicabile, perché a quel punto, dopo quel periodo lì, questi problemi al cuore e al cervello possono provocare dei danni irreversibili e quindi gli astronauti rientrano. E questo lo sapevamo. Diciamo, io ho avanzato un'ipotesi, una chiave di lettura sul perché questo cuore e questo cervello possono funzionare male in assenza di gravità, che comprende lo studio del sistema venoso. Però lo facciamo in congiunzione con la respirazione, con l'elettrocardiogramma, quindi con una serie di altri strumenti che contemporaneamente sono in azione su Samantha e poi in generale su un astronauta. Questi strumenti hanno dei controlli che, per esempio, lo strumento della respirazione è in Danimarca, uno strumento ecografico ha un controllo che deve venire contemporaneamente alla mia interazione con Samantha negli Stati Uniti, quindi realizzare l'esperimento in realtà è complessissimo. È una cosa... Non siete da soli. No, non siamo da soli, ma quello che mi ha dato più soddisfazione, questo ve lo posso dire, è il fatto che la mia idea, che era abbastanza diversa da quella che stavano perseguendo soprattutto i fisiologi della NASA, è stata in realtà accettata e mi hanno dato la possibilità in questa missione
di provare una strada differente da quella che fino a quel momento era la strada battuta. E adesso vediamo un filmato inedito, anche per avere un'idea di che cosa succede nello spazio, come avvengono questi esperimenti nel modulo, avete visto, Columbus, che è il modulo, il laboratorio di fisiologia europea. Qui arriva Samantha. Samantha ha ricevuto attraverso lo Space X Dragon, perché il primo nostro pacco era esploso nell'orb, nel Cygnus, in ottobre, quindi non era riuscito a raggiungerlo. L'esperimento di Samantha è un esperimento molto complesso, perché oltre al pletismografo, poi vedrete anche un eco Doppler, comprende anche uno spirometro, qua vedete che lo sta calibrando, cioè è una macchina che permette di inalare dell'ossigeno in una quantità nota e che è coordinato da un gruppo danese. Quindi noi, quando facciamo gli esperimenti, siamo a Livorno, ci sono dei gruppi americani e danesi che comandano gli ecografi e lo spirometro, poi ci siamo noi per il pletismografo. Quindi indubbiamente fare ogni sessione di esperimento prevede una tecnologia pazzesca e un coordinamento assolutamente perfetto. Qua vedete che in questo momento Samantha si sta misurando la sua capacità vitale, cioè quanto ossigeno contengono i suoi polmoni, e poi regolerà l'erogazione al 70% della sua capacità vitale, vuol dire un bel respiro, ma non il massimo del respiro. Samantha Cristoforetti è un'astronauta donna. Vi aspettavate questo feedback, questa risposta proprio da un corpo femminile? Beh, diciamo, tanto Samantha è donna, indubbiamente, questo è innegabile, ma ha un fisico che è stato selezionato su oltre 8.000, pensate, candidature, che erano tutti già un po' di Superman, perché erano quasi tutti piloti di aeronautica, persone con notevoli capacità fisiche. Samantha intellettualmente, culturalmente, scientificamente, ma anche fisicamente, è lì perché è stata selezionata e ha assolutamente battuto i contendenti. Quindi io devo dire che una cavia perfetta. Ma quello che è entusiasmante in Samantha è che lei è assolutamente consapevole di essere una cavia, e quello che va rimarcato è che proprio in questa consapevolezza e nella consapevolezza dell'utilità del suo lavoro, che lei trae energia e impegno. Vedete, è molto brava, sa fare tutto, e intanto estrae il nostro pletismografo. Questa è la centralina elettronica, questa dorata che vedete, che ha lo stemma dell'FN, anche dell'Università di Ferrara, dell'Agenzia Spaziale Italiana. Lo mette in cintura e poi nell'altra scatolina che vedete alla sua destra ci sono tutti i sensori. Questo è il sensore del collo, Samantha lo sta indossando, e da lì sapremo quanto sangue esce dal cervello e va verso il cuore di Samantha. Poi ne sta mettendo uno nel polpaccio per sapere, però qui comincia ad esserci qualcosa che non funziona, perché fare esperimenti nello spazio non è così facile. Samantha ride e ci dice che c'è qualcosa che non funziona, sta guardando la telecamera, sta parlando con noi, cerchiamo di capire che cosa c'è che non va. Vedete, fa anche delle facce abbastanza simpatiche, nonostante il momento sia difficile, perché qualcosa non sta funzionando. L'aiutiamo, capiamo che c'è un errore di connessione, lei immediatamente si riprende, va a riformulare la connessione fra tutti questi cavi. Una cosa che va detta è che Dream Brain è un esperimento totalmente italiano, quindi c'è uno scienziato principale italiano, l'Agenzia Spaziale Italiana e soprattutto l'astronauta italiana. Questa è una combinazione molto nuova, e questo è legato un pochino anche al disegno di Brain Drain, che è un disegno innovativo in cui, con dei sensori che abbiamo realizzato, siamo in grado, in modo non invasivo
di raccogliere i segnali del sangue che circola, ma la cosa interessante, non in una condizione statica, quindi con Samantha che farà degli esercizi, cambierà la posizione, farà delle respirazioni diverse, quindi in tutte queste che sono atti fisiologici, noi siamo in grado esattamente di sapere quanto sangue passa nei vari segmenti e soprattutto quando sangue dal cervello rientra verso il cuore. Siamo anche in grado di avere notizie sul cuore e come il cuore funziona in relazione a tutti questi cambi che Samantha compie, e questo attraverso un'elaborazione di filmati ecografici, e qui diciamo è la grande tecnologia che siamo stati capaci di mettere a punto, per cui lei si fa un'ecografia sotto la mia direzione da terra e da questo filmato noi siamo in grado di conoscere una quantità di parametri incredibili e siamo molto confidenti che questa poi sia una tecnologia che potrà essere molto utile anche sulla Terra. In che modo, professore? Può farci un esempio? Sì, per esempio, se io ho persone che sono in zone disagiate, difficilmente raggiungibili dai medici o lontani dagli ospedali, questi strumenti sono in grado di darti delle notizie come strumenti sofisticati come le risonanze magnetiche, le TAC, a bassissimo costo, inviando, come stiamo facendo con Samantha, questi filmati e questi tracciati in un centro di lettura, che vuol dire che immediatamente siamo in grado di comprendere che c'è qualcosa che non va, anche che cosa non va, e di suggerire anche a distanza eventualmente delle terapie. Ad illustrare il progetto insieme al professor Zamboni era presente Salvatore Pignataro, responsabile della missione Futura per l'Agenzia Spaziale Italiana. Quanto è stata importante per questa missione avere Samantha Cristoforetti, la prima donna italiana su? Beh, Samantha è fondamentale, è la sua missione, per cui senza di lei non ci sarebbe. Samantha è un professionista, è un pilota dell'aeronautica, un astronauta del Corpo Astronauti Europeo che ha superato diverse selezioni, ha fatto bene nell'addestramento, l'addestramento di base, l'addestramento della missione, ha fatto l'addestramento per gli esperimenti dell'Agenzia Spaziale Italiana, sta facendo molto bene in orbita e ha anche grandi doti comunicative, per cui è la sua missione senz'altro. E finita la missione Futura, l'Agenzia Spaziale Italiana ha pronto un altro progetto? Ma l'Agenzia Spaziale Italiana partecipa al programma della Stazione Spaziale Internazionale dal 1997. Non abbiamo mai smesso, l'abbiamo fatto con continuità, lo stiamo facendo con continuità, fornendo supporto per uno dei moduli della stazione spaziale che è stato costruito in Italia, lo facciamo facendo utilizzazione della stazione spaziale, cioè offrendo ai ricercatori italiani spazi e opportunità di ricerca sulla stazione. Quindi ci sarà un altro astronauta italiano o no? Ci saranno altri astronauti italiani, ci sarà probabilmente un'altra missione dell'Agenzia Spaziale Italiana, adesso periodo di riferimento è il 2018, potrebbe essere un po' più in là, però ci lavoriamo. L'Agenzia Italiana è in mezzo ai giovani, ci sono molti liceali qua nel parterre. Ma io sono venuto qui volentieri perché Dream Brain è uno degli esperimenti di punta della missione Futura. Noi facciamo attività divulgativa, attività didattica e gli studenti delle scuole superiori sono uno dei target. C'è un programma che è stato, come dire, fa parte delle attività della missione Futura che si chiama LIS, Lessons for ISS, e siamo andati in giro per le scuole, io ho fatto lezioni in un liceo di Milano. La didattica e la divulgazione è uno degli obiettivi forti non solo dell'Agenzia Spaziale Italiana ma di tutto il programma Stazione Spaziale Internazionale. Giusto in due parole, io mi occupo di utilizzazione della Stazione Spaziale Internazionale, vedremo poi nel dettaglio di cosa si tratta. Mi sono occupato nel passato dello sviluppo della Stazione Spaziale, cioè della progettazione dei moduli italiani che adesso fanno parte della stazione. La Stazione Spaziale è un satellite. Un oggetto, un satellite artificiale, un oggetto costruito dall'uomo che orbita attorno alla Terra. La caratteristica
che la rende unica e che è abitata in permanenza dall'uomo, per cui è un luogo al di fuori della superficie terrestre in cui uomini e donne abitano e lavorano in permanenza. Orbita attorno alla Terra a circa 400 km di altezza, non è una distanza, non è spazio profondo, è quella che si chiama low Earth orbit, orbita bassa, ma è sufficientemente distante per definire quella zona di spazio. Cos'è la stazione? È un oggetto molto complesso, costruito dall'uomo, che ha dei sistemi necessari a mantenere delle condizioni abitabili al suo interno, dei sistemi di guida e tutto ciò che consente le operazioni, diciamo, di guida e di manutenzione della stazione, ma è soprattutto un laboratorio scientifico dove gli astronauti fanno ricerca per conto dei ricercatori che da terra gli costruiscono gli strumenti e gli danno le indicazioni. La caratteristica di questo laboratorio di ricerca, unica rispetto ai laboratori di ricerca che si trovano sulla Terra, è che è un laboratorio di ricerca in condizione di microgravità, cioè una condizione in cui l'effetto del peso, quello che sentiamo noi sulla Terra, non c'è. È la più grande stazione spaziale mai costruita e segue gli altri programmi della stazione, di stazioni spaziali. Per cui cos'è? La stazione spaziale è un avamposto, è l'avamposto dell'uomo, dell'umanità nello spazio. È composta, vedremo, da molti elementi, ci sono voluti molti lanci dei veicoli, dei mezzi che portano gli oggetti nello spazio, i razzi per costruirla, e soprattutto l'elemento fondamentale, il veicolo fondamentale nella costruzione della stazione spaziale è stato lo Space Shuttle. Viaggia ad una velocità di 28.000 km all'ora, quella è la velocità necessaria a quella quota per continuare ad orbitare attorno alla Terra, senza caderci o senza allontanarsi. Roma-Milano è percorsa in un minuto a quella velocità. A quell'orbita, 400 km a quella velocità, un'orbita completa viene effettuata dalla stazione in un'ora e mezza. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che gli astronauti vedono 16 albe e 16 tramonti nell'arco delle 24 ore. Lo vedono continuamente sorgere e tramontare il sole. Questo è un video che ha girato Luca Parmitano e che vi porta a passeggio per l'interno della stazione. Ciao, sono l'astronauta Luca Parmitano, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale con la missione Volare. E oggi vorrei portarvi a volare con me dentro la stazione. Mi trovo adesso nel modulo Columbus, il laboratorio europeo costruito in Italia. Pronti? Entriamo dentro il laboratorio giapponese Kibo. Kibo è uno dei moduli più grandi costruiti in Giappone. È molto moderno, molto bello ed è dotato di un airlock, che è questa struttura che vedete di fronte a me, e anche di una struttura, un mini modulo di stivaggio che potete vedere qui sopra. Il nodo 2 è stato costruito in Italia per l'Agenzia Spaziale Americana, la NASA, ed è il luogo dove noi lavoriamo e passiamo le notti, perché come potete vedere ci sono questi tavoli da lavoro e poi le nostre cuccette, che sono queste visibili qui su tutti e quattro i lati. E questa è la mia cuccetta, come potete vedere, con la bandiera italiana. Qui siamo nel laboratorio americano, il lab è uno dei luoghi dove svolgiamo il maggior numero di attività, e questo l'abbiamo appena passato il mio collega Chris Cassi, con cui ho fatto le attività extraveicolari. Siamo entrati nel nodo 1, dove normalmente pranziamo e ceniamo, come potete vedere in questo tavolo. Il nodo 1 è collegato al airlock, che è il luogo da cui cominciano tutte le attività extraveicolari del segmento americano, da cui sono uscito anch'io nella mia attività extraveicolare. E il nodo 3,
anche questo costruito in Italia, dove abbiamo la nostra palestra, il nostro tapis roulant, il nostro bagno e soprattutto dove c'è la nostra finestra sul mondo. La cupola. Spero che abbiate gradito questa visita degli elementi della Stazione Spaziale Internazionale. Io sono Luca Parmitano con la missione Volare e vi saluto e vi ringrazio dell'attenzione. A presto! E in attesa di altre novità sulla missione futura, saluto tutti coloro che anche oggi ci hanno seguito. Arrivederci!